Ciao amici di Italia Top Games, buongiorno, buon inizio di settimana e buon San Valentino. Oggi è lunedì 14 febbraio 2022 e andiamo a vedere le tra virgolette novità di Football 2022. Onestamente, 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 mi immaginavo che oggi Konami avrebbe pubblicato qualcosa, non dico sull'uscita della versione 1.0 di Football 2022, siamo ancora alla versione 0.9.1, ma almeno qualche cosa in merito alla Precision Volume 3. Perché eh, questo mercoledì finisce la campagna Precision Volume 2 e immaginavo che oggi sarebbe stato il giorno buono per conoscere eh, quantomeno le caratteristiche della Precision Volume 3 ad oggi alle 7 e 40 del mattino, in Giappone molto più avanti, sono molto più avanti col fuso orario, non si sa nulla, vedremo se in giornata o nei prossimi giorni, quantomeno, arriva questa campagna precision volume 3, Sem sempre meno, minimalismo, minimalismo assoluto, vabbè, eh, penso che sia inutile fare qualsiasi commento, ne abbiamo parlato un po', negli ultimi mesi di alcune, scelte, eh, di alcune scelte comunicative, di cosa dire e cosa non dire, molto strana. Comunque, abbiamo la Champions League, European Club Championship, andiamo un po' a vedere le squadre che ci sono e i dettagli. Allora, le squadre disponibili sono Manchester United, Chelsea, Liverpool, Barcellona e a Madrid, Paris Saint Germain, Inter, Juve, Milan, Milan era uscito, pensavo che ci fossero solo le squadre degli ottavi di finale, eh, Bayern Monaco, Atletico Madrid, Manchester City, Lille, Atalanta, Siviglia, Villarreal, Zenith. quindi diciamo una scelta un po' particolare perché ci sono un po' di club della Champions League eh, ma non eh, solo quelli che sono arrivati agli ottavi di finale, 2 4 6 8, 10, 12, 14, 6, 16 squadre. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 squadre. Ma tanto strana come scelta, se devo dirvi la verità. Comunque, queste sono le squadre, bisogna fare 3 punti, 6 punti e 9 punti. I premi sono sempre 10.000 GP. Vi ricordo che io sto lottando per arrivare a fare 40 partite perché c'è perché un accordo al buio con cui prendere uno dei sette ambassador, ovvero Chiesa, Anzufati, eh, Upamecano, eh, Rashford, Messi, Neymar o Cubo, con l'incubo di prendere Cubo. E eh, questo, questo è quanto. Dopo faccio il solito sondaggio per far decidere a voi una delle cinque squadre che eh, mi piacerebbe utilizzare e, e andiamo, l'unica cosa ancora da vedere è se per caso, se per caso abbiano aggiornato un pochino le rose, in particolare nella Juve se ci siano Vlaovic e Zaccaria. Altro non c'è da vedere questa mattina, mo molto sorpreso, eh, ve lo dico onestamente, pensavo Stamattina di trovare le notizie sulla Precision Volume 3. Magari la speranza è che non ci sia una Precision Volume 3 perché, perché esce il gioco a breve il gioco com completo, la versione 1.0. Diciamo, ma so non sono così convinto. Ok, vabbè, di divise. Non importa. So voglio solo vedere le rose delle squadre. Ci credo poco Signore, che ci sia Vlaovic. Comunque andiamo a vedere. Una è niente, infatti, ancora niente da fare. C'è Coluseschi. Anche se è stato messo tra le riserve. Betancourt è tra i sostituti. Niente, ragazzi: 0 di 0. 0 di 0. E <ride> che vi devo dire? Speriamo in giorni in tempi migliori perché, perché ovviamente, così no, non va bene, non c'è bisogno di, di specificarlo anzi se, anche se lo faccio sempre. Quindi, eh, cosa vi devo dire? Fino a mercoledì eh, avete tempo per completare la precision volume 2. Io vi consiglio al solito di arrivare a 40 partite per prendere per prendere un, uno degli ambassador in Creative Teams. Eh, fra un po' vi pubblico il sondaggio, devo, devo prima scegliere tra le cinque squadre preferite con cui vorrei fare la, la campagna. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. E a proposito, mancano meno di 50 iscritti per arrivare a 10.000 follower del canale. Se ancora non siete iscritti al canale fatelo subito, altrimenti ditelo ai vostri amici, magari appassionati di videogiochi, in particolare videogiochi di calcio, che così andiamo subito dopo in live per divertirci, per farci due chiacchiere assieme, quindi dai, se, se, mh, e per festeggiare soprattutto voi, cioè noi, cioè la community di Teletop Games. Grazie dell'attenzione e al prossimo video, ciao!